Ciao Matthew. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Oggi sbarbetta a quest'ora, ma io le faccio agli orari più impensabili. Più impensabili. Scaramelliamo il rasoio. Che è questo? Oggi andiamo a usare una mezza lama, cioè una lama corta, uno Shitombo 8005, eccolo qua, lama piuttosto corta, barbone abbastanza evidente. Ciao Roberto, buongiorno a tutti ragazzi, scusate l'ora, ma chi è, se la vede dopo magari in differita, ma io devo farmi la barba adesso perché poi non ho più tempo completamente. E allora, come pennello, il mio personalissimo pennello personalizzato per me, da me, Van Gogh Mustang. Mescola Mustang che non è quella che l'originale è in esclusiva, Pantarei. Quella che si vede per adesso è un, anziché essere un tasso cavallo, diciamo un cavallo tasso. Quindi l'originale Mustang è questa, con una percentuale ben precisa, e non quella che montano ultimamente. Con una percentuale direi quasi invertita. Questo è un tasso cavallo, una percentuale di Manciurin abbastanza elevata. Precisazione doverosa perché in giro si comincia a vedere, la gente mi chiede, ma la realtà è questa di qua. Potete anche voi stessi chiedere al panificio Pandolfo e loro stessi, alla loro correttezza, vi risponderanno quello che vi ho detto io. E allora, sapone, stavo dimenticando, eccolo qua. Questo è il sapone Ibla, grande ritorno, perché tanti me l'hanno chiesto e ho deciso di mettere la produzione, chiamiamola così, economica, in questa bellissima ciotolina satinata. Dietro abbiamo le linci e questa è l'etichetta fatta a mano. Ovviamente anche questa riprende ovviamente anche il disegno della ciotola di ceramica, che ricorderete, per chi di voi si ricorda, eccola qua. Si presenta sempre come crema abbastanza morbida, quindi si può prelevare con la mano. Io prelevo sempre con il pennello, non me ne vogliate, ma qualche giro ovviamente già si porta, vedete, ad avere una schiuma abbastanza densa. Il prodotto è ancora fresco ed è molto morbido, molto molto morbido. Qualche giro di pennello e già possiamo dire che sta sviluppando, vedete qui, una crema che, come tutti i prodotti di casa TFS, sempre molto densa e protettiva. Ringrazio sempre la TFS per aver creduto in questo mio progetto e continuare a credere in questo mio progetto, nella signora, nella figura della signora Paola Barile, che ringrazio pubblicamente. Ciao ragazzi, ciao a tutti quanti. Qua sviluppiamo, sviluppiamo. Oggi è una barba che è proprio, già quando è così è da impazzire. Io ho detto faccio questa diretta, i ragazzi non lo vedono da un po', anche perché mi chiedete, perché non le fai più spesso, ma cerco di sia di alternarmi con Roberto, il nonno più affilato d'Italia, che di trovare anche il tempo di poterla fare. Vedete già la consistenza, la cremosità, guardate qua le punte del pennello, vedete già? Questa è una crema già che si capisce che svilupperà la sua densità. Ora vi faccio vedere come. Ovviamente per mia abitudine io monto sempre in ciotola. Bah, questo è un appunto di abitudine. Monto anche in viso, ma preferisco far sviluppare gli odori, ecco, tutti qua in ciotola. Mi vedete bene? Spero di sì. Ovviamente in questa partita di produzione ho anche fatto l'aftershave che andremo a usare dopo, che è questo di qua. Andremo a usare dopo, quindi stavolta è stato fatto anche l'after, dove secondo me le note verdi si sentono ancora di più, perché nella soluzione alcolica si apre meglio, ecco, la profumazione. Ovviamente non vi presento io i prodotti TFS, guardate qua. Ok,
viso già inumidito poco fa, andiamo a stendere il prodotto e a coccolarci. Mescola che, vedete, il viso è una carezza, ma allo stesso tempo si sente un leggero effetto scrub che a me personalmente non dà fastidio. Poi insomma, le sensazioni sul viso dei pennelli, dei saponi, sono ovviamente sempre soggettive, però io sento dire pure di chi soffre anche insomma le punte del tasso, del silver tip, un viso, allora ne parliamo proprio, non è stato a parlare. Ciao Yuri, buona domenica. Guardate qua lo schiumone. Dai, non mi dico un po'. Barba lunga, per me lunga. Questa panna, come si diceva una volta, come dicevo, e come dico tuttora, infatti lo dico adesso, questa maionese. Ciao Davide. Ok, qua diventerà un disastro, mia moglie ormai è abituata, non ci credeva che era così casinista nel banco, ma lo si è, lo si è. Andiamo di questo rasoio che è un Oshitombo 8005, lama diciamo a camisori, vedete, questo è un camisori col manico molto carino. Molto molto carino e taglia veramente bene, almeno a che mi ricordo io, direi di sì. Lama semplicemente rinfrescata sul giapponese, qua si capisce niente, il casino che sta. Si vede? Ciao Diego, buongiorno. Oggi barba proprio, sono arrivato a purtroppo a farmela a quest'ora, erano 11 persone di domenica mattina. Siete mattinieri pure voi. Perché purtroppo dopodiché mi tocca andare al lavoro e ci ho avuto questo tempo. Ciao Domenico, buongiorno ragazzi. Gruppo d'acquisto di Genesi che è andato alla grande. Genesi già sta lavorando bene, ha già completato i camisori. E come ho fatto, come ho detto nel post di ieri, abbiamo raggiunto accordi con altri produttori, tra cui Roman Kamlash, che farà una versione rasoio e pennello delle sue lame. Ovviamente questo richiede un po' di tempo perché a parte gli impegni dei maker ci sono anche gli impegni nostri, perché Roman è uno dei tanti che ha accettato di fare una produzione per noi, però bisogna vedere il calendario anche per non ingolfare troppo le tasche delle persone. Questo è il bello delle lame piccoline, si arriva un po' dovunque.
Andiamo a fare la seconda passata. Ciao Biagio. Seconda passata, prima acqua calda ovviamente per ancora ammorbidire il pelo che come vedete in alcune zone è semplicemente accorciato. Ora di contropelo o di pelo travesso, ma io preferisco il contropelo, questo è il mio contropelo, andremo a togliere. Solito casino, ma così. Ciao Fabrizio, ciao Angelo. Questo di qua, Filippo, è uno scitombo. Uno scitombo 8500. Lama corta, lama camisole, diciamo. Però la molatura è simmetrica. Molatura simmetrica. Andiamo, torniamo a Ibla. Una Pantera Sky utilizzo, sempre questa, sempre blu scuro, blu notte, questa è la mia. Profumazione di Ibla, me lo sono dimenticato, ma dopo aver scontato che la conosciate, alcuni di voi, è sandalo, talco e note verdi. Nell'after, ripeto, le note verdi per me sono più accentuate. Cioè le basette la sistemano. Ciao Marco, buongiorno. Questo di qua è un bel rasoio, sì, Filippo, eh. Ma l'avrò affilato un paio di volte. Ciao Marco, buongiorno a te. Va? Tra un raffreddore e l'altro io tiro avanti, tiro avanti. Qua continuiamo a fare, non è uno scherzo, eh? 23, 24, 25 gradi, mamma mia. Marco, l'ho detto proprio adesso, manca a voletto, manca a farlo apposta, sì. Il meteo come maltempo, sì, qua la zona, la Sicilia Nord non è stata toccata, neanche il trapanese. I problemi siano la Sicilia meridionale, medio orientale. Sì, questo è Antonio, Ibra. Eccolo qua. Ciao, buona domenica, Federico. Bella pietra, ho visto messo in vendita una pietra nel mercatino molto molto bella. Vedi, quando un rasoio è affilato bene, scivola sulla pelle, fa surf. Ciao compare, anche il numero uno mio compare. E allora,
Ora andiamo di rifinitura, qualche ritocco e siamo a posto. Pelle, inutile che ve lo dico, liscia, un prodotto eccezionale, non per niente. E insomma, parliamo di TFS, che tanti di voi hanno imparato già ad apprezzarlo, ma questa profumazione esclusiva è esclusiva Pantaleo, mi dispiace. Ah. E allora facciamo qualche rifinitura che io uso fare bagnandomi la pelle nei punti in cui sento ancora un po' qualcosa. Problema del pelo, del contropelo, ognuno fa ciò che reputa più opportuno per la propria pelle, ma io sono convinto che se una lama è affilata bene ci può passare pure 10 volte. Ci può passare pure 10 volte e niente succede. Antonio, in settimana io ti prometto che ci vediamo e te lo porto, anche perché sono stato un po' incasinato, ma tieni conto che le disponibilità le ho al momento, però in settimana, ciao Mellollia, in settimana ti faccio avere tutto. Rifiniture. Ciao Biagio, e quando vuoi Biagio, ci vediamo al paese. Comunque la novità Pantaleo non stanno finendo, non mi sono mica fermato, anche perché non avendo più tutto questo tempo a disposizione le produzioni le facciamo, diciamo, tutte in un determinato periodo e le rilasciamo quando le formulazioni sono già rodate, testate, quando già abbiamo una certa sicurezza della qualità del prodotto e comunque della sua riuscita. Vi faccio infatti vedere se lo trovo un campione di sapone che sto sviluppando. Eccolo qua, questo è un sapone X che non si sa che cos'è, però nuova produzione in ceramica che uscirà, non dico proprio a breve, però stiamo già lavorando sulla ceramica, sull'immagine, e questo è qualità, e sulla qualità del sapone, che quella è fondamentale. Ci potete mettere tutte le immagini belle che volete, chiamare i migliori grafici, uno compra il prodotto, ha tirato l'etichetta, poi si fa la barba e rimane deluso. Il mio obiettivo è esattamente il contrario. Il sapore deve essere buono, se non è buono è particolare, e allora io non ne faccio, non mi corro dietro nessuno a me. E allora facciamo l'ultima passata, diciamo, chiamiamo così, guardate ancora qualcosa c'è. Chiamiamola passata di cortesia, a vuoto. Ultima passata che mi ammorbidisce ancora la pelle, che generalmente faccio permanere sempre un po' in viso, così rilascia, ecco, gli emollienti del sapone. Ancora qua ci sarebbe
Dicevamo, gruppi di acquisto, già Roman è stato opzionato, quindi abbiamo una relazione su di lui. Stiamo pensando anche a un gruppo d'acquisto, vediamo se ci riusciamo e con le tempistiche che abbiamo, per gli amanti del DE, del Double Edge, uno che lavora veramente, veramente, veramente bene. Anche perché agli amici del DE non ci pensiamo quasi mai, ma esistono anche loro, anche se io non li vedo, io non uso il DE, ma comunque è un lato gradevole anche della rasatura tradizionale, anche quella. Io ho sempre usato mano libera, ogni tanto uso il DE quando vado di fretta, quando magari sono fuori casa, sono in viaggio, preferisco non portarmi tutti i lamoni, e quindi penseremo anche a loro. Ci saranno grandi, grandi novità, ma non solo come gruppi d'acquisto, abbiamo anche in mente qualche iniziativa che ci possa anche portare all'estero, lo vediamo, fisicamente dove all'estero, vediamo che tempi abbiamo. Speriamo di non farmelo storto come alla Roberto Santini. Ok. Roberto è il numero uno. Ciao Roberto. Roberto Santini è il numero uno. È il numero uno dei pizzetti storti. E allora abbiamo usato. Ecco qua. Pantera Ibla. Ora ci mettiamo l'after. Il mio personalissimo Van Gogh. Personalizzato. Pantera Van Gogh. Starry Night, che andiamo ad asciugare bene. I prodotti Pantarei, essendo fatti ovviamente in materiale naturale, devono vedere il meno possibile l'acqua, quindi evitare gli ammolli non servono a niente. Poi dopo l'uso asciugarli bene sotto l'acqua in modo che il ciuffo viene pulito, asciugare il manico e asciugare in questa maniera così il nodo, premendo delicatamente una parte asciutta dell'asciugamano, premendo così il ciuffo si apre e arieggia, vedete? Eccolo qua, e lo posate, e vi dura 100 anni come questo, ce l'ho da almeno 3-4 anni. Rasoio Oshiton 8005, eccolo qua, lama camisori, molto 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 confortevole, carina, pratica, anche perché insomma è più leggermente piccolina di questa. Andiamo a lavarlo. Nemico giustamente la lama, nemica dell'acciaio è l'acqua che si insedia proprio nel manico, quindi asciugate prima bene la lama come sempre, andando parallelamente al filo, escludendo il filo ovviamente, e poi dalla costa al filo, in questa maniera, dalla costa al filo cercate di pulire tutto, specialmente la punta, il tallone. E poi prima di richiuderlo, per meglio dire di non richiuderlo, perché io non lo chiudo, lo lascio aperto così, lo lascio asciugare, perché l'acqua si insidia qua. Quindi ci soffiate, passate l'asciugamano e lo conservate così. Perché se lo chiudete con l'acqua, ovviamente si forma qua quell'alone, diciamo, di ossidazione, che poi se lasciato stare a sé diventa una ruggine, si forma proprio sul filo e sono dentini assicurati, quindi lasciate aperto così, ci andiamo a risciacquare e ci schiaffeggiamo con l'after di Ibla. Guardate che disastro, non è normale. Ciao Andrea, allora ci andiamo a splasciare Ibla, che ripercorre le note olfattive del sapone ovviamente, con una punticina, ma proprio punticina per dare un po' di freschezza, di mentola. Spettacolo, questo vi apre le narici se siete raffreddati.
È un after che può anche essere considerato una colonia, anche se ho scritto after nell'etichetta, che è persistente. È abbastanza persistente. Io lo utilizzo anche come, chiamiamo colonia, eh. Mi faccio la barba ora fino al pomeriggio inoltrato, si sente ancora. È stato bello la prima volta che sono arrivato in ufficio, quando ho messo questo. Specialmente le mie colleghe mi hanno detto che buon profumo, quindi vuol dire che si sente anche a distanza. Beh, se tu rimani in una stanza, persisti in quella stanza, ecco, non diciamo, si sente, ecco, non è un profumo, ma si sente. Dopo qualche minuto riesce a inondare la stanza. Detto questo, io tra un po' mi faccio una doccia e comincio a prendere la strada per il lavoro. Buona domenica a tutti, per chi lavora come me, per chi non lavora, per chi sta in famiglia. Rimanete sintonizzati come sempre sul nostro gruppo, ormai è un gruppo tranquillo. Posiamo la ciotola, un gruppo tranquillo. È un gruppo che, insomma, cammina già da solo. Io e Roberto cerchiamo, insomma, di mettere sullo schermo quello che noi facciamo, sia come barba che come affilatura, cercando di divulgare un po' quello che sappiamo. È tutto qua. Ciao Alessandro, buongiorno. Ci si vede e ci si sente. Mi raccomando, per chi volesse, ce n'ho, sto dando anche qualche pezzo di questo anche a qualche rivenditore, soprattutto, e sono contento di questo. A qualche barbiere che me l'ha espressamente chiesto, vuol dire che il prodotto è conosciuto e piace. Ragazzi, un bacio a tutti, ciao.